Ciao a tutti, eccoci finalmente alla fine del tormento, e ovvero alla terza e ultima parte delle risposte alle vostre domande, il cosiddetto video ask. Inizio subito così stringiamo i tempi. Allora, Mari e i suoi video, una ragazza carinissima, affettuosissima, intelligentissima. Che vi consiglio di seguire. Lascio come sempre i nomi delle mie amiche qua sopra, da qualche parte che ondeggiano, che si muovono. Allora, Maria, i suoi video mi chiede: hai avuto un rimpianto? E poi precisa che non è brava con le domande perché non le piace essere invadente, non lo sei affatto. Un rimpianto io ce l'ho ed è il rimpianto di non aver studiato. Per meglio spiegarmi, io ho studiato, ho il diploma, però quando andavo a scuola pensavo di essere furba e di ottenere il massimo con il minimo sforzo, ovvero sia mi accontentavo dei voti anche medi e mediocri perché mi interessava di più andare a spasso con le amiche, fantasticare, pensare ai cavoli miei, divertirmi. E pensavo di essere furba perché riuscivo a ottenere i miei voti risicati con il minimo sforzo, perché grazie al cielo avevo anche un'ottima memoria. Mi sono pentita amaramente di questa cosa. Quanto vorrei tornare indietro e approfittare di quegli anni quando la mente è fresca, quando si è giovani, per studiare bene, per studiare a fondo, per conoscere cose nuove, perché capita poi spesso nella vita di intrattenere conversazioni con qualcuno oppure andare a visitare posti e pensare: io questa cosa sono sicura di averla vista passare velocemente nei miei libri di testo quando andavo a scuola, però è passata come l'acqua, non ha lasciato impronta, non ha lasciato segno, e di questo mi pento, ho davvero un grande rimpianto. Per tutto il resto no, la vita è vita, poi le cose che succedono perché devono succedere, o le cose che ti vai a cercare perché te le sei cercate, o le cose che ti capitano, ripeto, non le hai cercate. Ma questo sì, è una cosa che potevo fare e non ho fatto. Rimpiango veramente. Poi, Miss Color Free, carinissima anche lei. Voi direte: ma non c'è nessuno di antipatico nelle ragazze, nelle signore che segui? No, sono tutte, mi piacciono tutte, cosa devo dire? Miss Color Free mi dice: posso chiederti, se tu fossi un animale, quale ti piacerebbe essere, quale ti piacerebbe essere e perché? Mi piacerebbe essere un bel gattone d'appartamento, magari anche sterilizzato, così non ho grilli per la testa, e fare la vita del gatto viziato. Da questo si capisce quanto, nonostante io sia una persona, una donna pienissima di impegni, che ha veramente le giornate strapiene, e quanto la dice lunga sul fatto che in realtà io fondamentalmente sia una pigra, un bel gattone, un bel gattone. Poi vediamo un po'. Antonella Brignoli, lei non ha un canale, però la seguo tanto su Instagram. Magari sì, vi lascerò qualche indicazione in merito perché vale la pena di seguirla. E Antonella mi chiede: volevo chiederti qual è il ricordo più bello della tua infanzia? Spero non sia una domanda troppo personale. I ricordi più belli della mia infanzia sono quelli legati alle festività, ai pranzi, alle cene delle varie festività, perché già noi eravamo comunque in sei in casa, perché papà, mamma e quattro figlie. Poi io ero piccolina ancora, ma le mie sorelle erano grandi, per cui giravano i fidanzati, i fratelli e le sorelle dei fidanzati, gli amici. La nostra casa era piena di gente. Poi mio papà aveva una sua attività, per cui giravano anche fornitori, come si dice, commessi viaggiatori, rappresentanti, ecco. E spesso mia mamma li invitava a pranzo o a cena, perché lei è sempre stata così, è sempre stata molto aperta, molto accogliente.
Però in particolare le feste, quando arrivavano zii, cugini vari, noi avevamo una casona davvero grande, grande. Io mi ricordo questa cucina enorme dove si poteva davvero girare in bicicletta, case vecchie. E appunto questi pranzi con tutta questa parentela, era bello, mi piaceva un po' la nostalgia di quei momenti, ma sono comunque ricordi bellissimi e sono consapevole che tante persone nemmeno li hanno questi ricordi perché non hanno avuto un'infanzia scaldata dall'affetto di una famiglia, per cui mi tengo stretti questi ricordi e ne sono davvero felice. Poi veniamo alla mia amica Roberta, mi fai una domanda davvero molto molto intrigante e molto molto profonda. Vediamo quanto sono, no, dai, vado bene. Questa è la mia domanda. Hai mai avuto un'amica che ha aiutato in ogni modo, economicamente, moralmente, dedicandole tempo ed energie per poi renderti conto che voleva solo sfruttare la tua generosità cercando di manipolarti? Se sì, come ne sei uscita? Questo mi apre davvero una ferita perché sì, mi è successo anni fa. Mi fa male parlarne perché non è una bella cosa. No, mi ha davvero una cosa che mi ha ferito. Come ne sono uscita? Non voglio raccontare i particolari perché davvero mi brucia anche solo doverne parlare. La domanda finale è come ne sei uscita? Nel modo più assurdo, ne è uscita lei, nel senso che da un momento all'altro si è negata al telefono, non si è più fatta vedere, perché ha trovato un'altra pollastra che ha incantato con le sue lacrime, con i suoi problemi, con questo e con quello, e poi non so, poi non l'ho più, veramente non l'ho più sentita, tra l'altro non abitava nel mio stesso paese, per cui proprio perse di vista, ma Roberta, mi dispiace non essere più circostanziata nella risposta, ma è una cosa che davvero mi brucia, mi fa male. Scusami, scusami Roberta. E infine no, Vincenza, la mia amica Vincenza, siciliana, il canale un po' questo e quello. Anche lei è una creativa, fa tantissime cose, fa video haul, ma anche video cartopazzi, video in cui spiega come creare, andatela a vedere. E mi dice: carissimo, la domanda che ho appena pensato, se hai realizzato almeno uno dei tuoi sogni da bambina, ragazzina? Eh sì, uno fondamentale l'ho realizzato perché io fin da bambina e ragazzina, come ho già detto in un'altra risposta precedente, sognavo di sposarmi e avere tanti bambini. Vabbè, tanti no, ma tre comunque ne ho avuti. E questo era il mio sogno. Tra l'altro, proprio appena sposata, il nostro desiderio comune mio e di mio marito era di avere tre figli e me la sono cavata con due sole gravidanze. Per fare i tre figli, perché la seconda, appunto, sono nati gemelli, per cui sì, questo sogno l'ho realizzato. Ciao Vincenza. Poi, allora, Fantasy Scrap 78, già il nome del suo canale la dice lunga di cosa si occupa Fantasy Scrap, si chiama Claudia lei. E mi dice, mi fa una serie di domande. La prima, che titolo di studio hai? Ho già risposto precedentemente, ho il diploma di maturità magistrale. La seconda, qual è stato il tuo primo lavoro prima di trovare il posto fisso da ragazza? E il mio primo lavoro, non ero di ruolo, ma ho avuto la fortuna appena diplomata di avere assegnato per un anno scolastico intero un posto in un paese vicino, anzi una frazione del mio stesso paese, ho avuto per tutto l'anno l'incarico di insegnante di sostegno, più che di sostegno, di attività integrative.
Non ero di ruolo, ovviamente, ma quello è stato il mio primo lavoro, è stato il mio primo stipendio ed ero orgogliosissima di questo lavoro, davvero orgogliosa. Poi, a che età hai lavorato la prima volta? A 19 anni, anche se in precedenza mi era capitato di fare qualche giornata nel negozio, nel panificio di proprietà di amici di una mia sorella che così mi avevano chiesto se potevo aiutarli durante l'estate, ma non era un vero lavoro, era proprio un semplice aiuto così occasionale quando c'era bisogno. E che lavoro facevi? Appunto, facevo la commessa in questo panificio. La quarta domanda, l'ultima. Da nonna nei confronti dei tuoi nipotini, quale valore vorresti trasmettergli? Io vorrei trasmettergli l'unico valore che ha importanza nella vita, l'amore per la famiglia, l'amore per la famiglia e il rispetto per la famiglia. Questo, prima di tutto il resto, perché poi c'è l'onestà, la sincerità, ce ne sono, però direi che alla base di tutto c'è l'amore per la famiglia. Poi vediamo un po'. Ah, questa domanda che mi fa, io non so come si pronuncia il tuo pseudonimo, Marg, è scritto Marg Eot, lo lascio scritto qui, è il nome del suo canale, non so se si pronuncia Margot o Marg, o non lo so, comunque tu ti riconosci, sei tu, e vi invito ad andare a vedere i suoi video che parlano del mare. Il mare è il principale protagonista dei suoi video, vale davvero la pena. E lei mi chiede: secondo te, le persone che amano stare sole e non legarsi a qualcuno anche amichevolmente vivono male? Io sono molto solitaria, amo stare da sola, o comunque ho mio marito, e comunque ho mio marito che è anche un amico, facciamo tutto insieme. Ma le amiche che sono tante le tengo lontane. È sbagliato forse? In questo siamo molto molto simili, cara, perché anch'io sì, ho tante amiche, se si possono definire tali, sì, con un paio di loro ho un rapporto un po' più stretto, però non sono il tipo che va, non so, tutti i giorni a bere il caffè con l'amica o sta ora al telefono con l'amica. Io chiamo, se ho qualcosa da dire a un'amica o comunque se ci si incontra, si fanno due chiacchiere, ecco, però preferisco anch'io essere molto libera. E le persone che stanno molto bene da sole, secondo me, hanno una grande fortuna, perché lo stare bene con se stessi non è poi così scontato. Apro una parentesi, ma ditemi se sembro troppo una predicatrice, perché non vorrei passare per quella che sputa sentenze, ecco. Dico solo il mio personale parere. Comunque, tornando a te, cara, ma posso chiamarti Margot? Spero sia la pronuncia giusta. Tu hai una grande fortuna, quella di bastare a te stessa, di stare bene con te stessa. Se poi con tuo marito avete questo rapporto che è anche amichevole, e in questo mi vedo tanto anch'io nei confronti di mio marito, ma hai tutte le fortune del mondo, davvero. Poi sai, si dice nessun uomo è un'isola e via dicendo, però se si intrattengono comunque buoni rapporti con tutti, anche con le amicizie che non sono così appiccicate, ma sono vere amicizie comunque, perché no, insomma, direi che è il top stare bene con se stessi. Allora, vediamo un po'. Oh, siamo arrivati all'ultima domanda, che è quella di Emanuela Ferrando. Emanuela è una cantante, ma non una cantante così, è una vera cantante perché studia ancora adesso. È bravissima, andate a vedere i suoi video, lascio sempre il nome qua. Emanuela Ferrando. La sua domanda è: ciao, domanda, come mai hai deciso di iniziare a fare video e quando hai iniziato? Un abbraccio grande. Allora, questa domanda si differenzia a una delle prime a cui ho risposto, dove mi si chiedeva quando ho iniziato, perché ho aperto un canale YouTube, mi stavo intortando.
Questa invece mi chiede specificatamente qua, come mai ho iniziato a fare video, come mai, giusto? Sì, come mai ho deciso di iniziare a fare video e quando ho iniziato. Allora, il canale l'ho aperto nel 2012 per commentare i video, ho iniziato a farli a metà 2016, quindi un anno e mezzo, beh, a luglio saranno 2 anni già. Ho iniziato a fare video perché c'erano canali che seguivo più di altri e che riflettevano tanto il mio modo di essere, i miei interessi. Non voglio citare quelli che più mi hanno colpito di canali e quelli che tuttora seguo di più. Però mi piaceva insomma guardarli e a volte mi veniva proprio istintivamente come sto guardando fuori che sta nevicando, ma è meraviglioso, sta veramente nevicando tantissimo. Chiuso la parentesi. E allora ne parlavo con i miei figli un giorno e uno di loro mi dice: ma mamma, potresti farli anche tu, ma perché non inizi a fare anche tu se ti piace, se ti interessa, se hai anche tu qualcosa da dire, ma inizi anche tu a fare video. Loro sapevano che avevo già un canale aperto, comunque senza video. E allora ho detto a mio figlio: vabbè, quasi quasi ci provo, vediamo, vediamo come va, vediamo come butta. E poi lui, in un momento successivo, mi ha anche detto il perché mi ha spinto a farlo, l'ho già detto in altri video, perché lui ha un blog, due blog in realtà, dove ha inserito la pubblicità sempre tramite Google AdSense. E infatti è stato lui che mi ha detto: mamma, perché non, a un certo momento mi dice: mamma, perché non inizi a monetizzare i tuoi video? Io sono caduto dalle nuvole, sì, vedevo che c'era la pubblicità nei video che vedevo, però credevo che era YouTube che inseriva le pubblicità così indiscriminatamente. Non sapevo che stava invece allo YouTuber la facoltà di poterlo inserire o no e di essere pagato soprattutto. E quindi ho detto: vabbè, perché no? Come si fa? E lui mi ha detto: guarda mamma, non preoccuparti, io ho il link del tuo canale, io ho già un account aperto con Google AdSense, non faccio altro che aggiungere il tuo account al mio e la cosa finisce lì. Io gli ho detto: ma scusa, eventuali soldini, centesimi guadagnati vanno a chi? E lui mi dice: a me, naturalmente. Quindi vabbè, e così è stato. Non si diventa ricchi a fare video su YouTube, anzi, cioè, a volte non è il mio caso perché io sono ancora molto, molto così autarchica nel fare video, nel senso che non ho fotocamere professionali, faccio tutto col cellulare, non ho microfoni, non ho le luci, non ho sfondi particolari se non la mia cucina. Per cui non mi costa niente perché quando faccio video haul è semplicemente cose che acquisto perché le devo acquistare, non perché le voglio, le acquisto al fine di fare video. Ecco, faccio video perché acquisto, non il contrario. Ma adesso io mi sono persa un po'. Ah, ecco, dicevo che appunto gli introiti sono davvero ridicoli, ecco, sono pochi centesimi, non, niente di che, per cui per me, anche se mi avessero tolto la monetizzazione, piangeva mio figlio, non io, ecco. Cioè, poi ripeto, io lo dico, l'ho detto tante volte e lo dico ancora. Il giorno in cui dovessi smettere di divertirmi nel fare video, io chiudo il canale senza rimpianti, senza piangere, insomma. 19 minuti, ma siamo pazzi? No, no, chiudiamo subito qui, le domande sono terminate. Vi ringrazio per il paziente ascolto e la paziente visione. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!